Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph The Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Ghosts. Giochiamo la modalità Blitz, è la prima volta che la gioco, quindi non so di preciso in cosa consiste. Comunque nel caso in cui non l'abbiate visti, nei giorni scorsi ho pubblicato anche altri video del gioco, quindi mi raccomando, se volete video, che ne so, della modalità frenesia, della modalità estinzione, tutte queste modalità nuove, mi raccomando, vedete tra i miei video che li trovate sicuramente. Poi magari, che ne so, in descrizione vi metto il link della playlist con dove trovate tutti i video. Ok, prima uccisione della partita, vabbè, questi sono amici. Tra l'altro spero vi stia piacendo anche il walkthrough di Assassin's Creed 4 Black Flag, a me come gioco sta piacendo davvero un casino. Bene, attenzione, copriamoci. Per quanto riguarda invece questo Call of Duty, devo dire ragazzi che è davvero molto frenetico. Cioè quasi forse più di Black Ops 2. Comunque ce n'è uno lì, sì, lo sapevo che c'eri, ti avevo visto. Ragazzi, siamo in serie di tre uccisioni. Uccisioni tra l'altro, al plurale. Vediamo un po' se sulla mappa ci riporta un po' dove sono i nemici. Ecco, ne è fatto fuori un altro. Ragazzi, siamo in serie, attenzione. Potrebbe arrivare il cane? Si spera. No, 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 da dietro! No, ragazzi, no. Vabbè, non importa. Come dicevo, le impressioni, ragazzi, in generale, che se non sbaglio le ho già date anche nel primo video. Ora, però, vabbè, avendolo giocato un po' di più, mi sento in dovere di dare un'ulteriore impressione generale. Direi che mi sta piacendo abbastanza. Forse me l'aspettavo un po' diverso, non vi so dire perché, ma... Attenzione... Ricarica velocemente. No, no, da dove sbucano tutti? Cioè, uno davanti, uno da dietro, uno da destra, uno da... in trasversale. Le stalattiti. Vabbè, conquistiamo la zona a questo punto. Cavolo, che cazzo è stato? Cioè, mi sono ritrovato qui. Ma, non lo so, difendi. Non so in cosa consista appunto questa modalità. Non l'ho capito tuttora che ci sto giocando. Io semplicemente faccio fuori i nemici, poi 4-2, vabbè, non stiamo andando male. C'è un nemico là, vabbè, è stato ucciso. Ce n'è un altro là. Sei mio. Sei mio. Ma com'è possibile? Cioè, ho fatto sta cosa e non è servito a niente. Ste mappe comunque, ragazzi, ho notato che sono molto grandi. Quindi riuscirsi a trovare nella mappa con i nemici è piuttosto difficile. Vabbè, lanciamo una granata random che può sempre servire. Là vedo dei nemici. E quello non muore, mamma mia, che sparano da ogni direzione. Comunque sto utilizzando quest'arma, penso di avervela mostrata anche nella parte precedente. Mi sta piacendo un casino, ora ho aggiunto anche... Mamma mia, pensavo fosse un nemico. Ora ho aggiunto anche il... A chi sta sparando? Posso capirlo? Ma... Come stavo dicendo, ci provo per l'ennesima volta, muoio. Sto mettendo anche qui i mirini reflex perché mi ci trovo meglio. Attenzione, ce n'è uno là. Attenzione, attenzione, muore, bene. Attenzione, copriti. Sei mio, bro. Sei mio, non puoi sfuggirmi. Mamma mia, no, 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 no. Ma vaffanculo. Vabbè, ragazzi, alla fin fine sapete come ragiono io riguardo sti giochi. Ci divertiamo, mi divertono, ma una volta che finisce la partita non è che lancio le bestemmie, no. Mamma mia, ok. Quanto stiamo? 8-6. Vabbè, siamo in positivo, ragazzi. Per me è già una vittoria questa. Difendi, no, no. Per ora dobbiamo attaccare, poi... Poi ci pensiamo a difendere. Nemico. Mamma mia, mi stava per sgamare. No. Mannaggia, poi che cambio arma. Perché faccio ste cose. Vabbè, 9-7. Attenzione. Ma come fanno a spararmi così velocemente? C'hanno tipo una costa estrazione rapida. Non so se qui si chiama allo stesso modo. Credo di sì. Ma noi aggiriamo questa zona. Attenzione. Non c'è nessuno. Cioè, non c'è praticamente nessuno. Cioè, sto giocando da solo. Poi, vedi, mi arrivano gli spari da non si sa dove. Si mimetizzano nella mappa con gli alberi. E con la neve, soprattutto. La partita sta per finire? No, vabbè, credo sia il primo round. Perché vedo lì a metà il... Cavolo, nemico. Mi spara, cioè, anch'io inizio a sparare e non li prendo. Ma, vabbè, ogni volta poi mi fa ripartire. Vabbè, sono in negativo. Mamma mia, nemico. Che culo. Mi fa ripartire. Attenzione. Mamma mia, punto per il nemico, no. Vabbè. 10-10, vabbè, non è andata male, pensavo di peggio. Bene, ora dovrebbe iniziare la seconda parte della partita. Vintage X Blunt. Cos'è questo? Il Vector? Vector CRB. Non l'ho ancora utilizzata st'arma, magari poi in futuro avendo ulteriori punti sblocco. Bonus partita, 301. Spettatore. Ah no, vabbè, ripartiamo subito.
Comunque ragazzi, vi ricordo, se volete altri video, di lasciare un like, fatelo ora appunto prima che inizia questa seconda parte della partita, e soprattutto in particolar modo vi ringrazio per tutti i like che state lasciando, davvero siete fantastici in questo periodo, ne state lasciando davvero un botto, quindi grazie davvero con tutto il cuore. Entra nella zona, non ho finito di leggere. Oh oh oh, mamma mia! Joseph the Gamer che si addentra i cunicoli stretti. C'è qualcuno? Mi è sembrato di sentire dei passi. Io poi ho le cuffie, ma talvolta... Aspetta. Tutti in difesa, tutti in difesa. Attenzione, nemico, nemico che si protegge dietro l'iceberg. Mamma mia, lancia sta granata, va. Copriti. L'ho preso. Assist, no, assist, no. Sei mio. Beh, uccisione, bene, bene. Nemico assegnato. C'è qualcuno qui, sicuramente c'è qualcuno qui, perché di solito... No, no, vabbè, questo è amico. No, no, aspetta. Ce n'è uno là, mi sembra, sulla mappa me lo riportava, infatti. No, 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 no. Ricarica velocemente. No. Qualcuno l'ha ucciso al posto mio, mi ha rubato la kill, vabbè. Non fa niente. Vi perdono, sciocchi, che non siete altro. Grazie a me, lo so, grazie. Allora, dobbiamo raggiungere di nuovo la zona dell'obiettivo. Nemico che sta ricaricando e riesco ad ucciderlo. Abbiamo il SATCOM. Beh, al momento già c'è, se non sbaglio, in giro. Ok, è stato ucciso quello. Ah, utilizziamo il Vector. Magari vediamo com'è. Ricarica. Mi sembra dovrebbe uscirne uno qui nei dintorni. E infatti ti ho visto. Prendiamo anche la valigetta. Ops. Attenzione. Mamma mia, come spara. Cioè, fa un rumore davvero assordante. No, sono morto, mi hanno sparato da dietro. Vabbè, direi di piazzare il SATCOM. Metti qui, bene. Andiamo avanti, va. Nemico localizzato. Cavolo, questo è morto. Esci, sbuca da qua. Lo so che ci sei. Lancia tutto quello che hai. No, se n'è andato invece. Mamma mia. Eccolo col coltellino lui, bastardissimo. Coltellino da battaglia. Sei mio, sei mio. No, 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 no. Ricarica nel momento meno opportuno. Mamma mia, uccisione. Bene ragazzi, la partita non sta andando male. Vabbè, 14-13, mi uccidono da dietro mentre controllo la partita. Dico che non sta andando male perché sono le prime partite, non sono abituato ad alti punteggi, quindi per me è una partita che non sta andando male. Questa modalità comunque è figa, eh. Soprattutto se si raggiunge la zona obiettivo, lì si fanno un bel po' di punti. Lanciamo la solita flashbang. Nemico che non muore. E ho io una mira di merda anche. Attenzione. Vai, lanciati. Bene, fighissimo. Non so se avete notato, ma qui c'è anche la scivolata. Vedete? Aspetta, ve la faccio rivedere. Ops. Comunque, davvero non male. Nemico. Nemico, 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 nemico. Non andare via, bene. Mi sa ci ha sparato qualcuno, ragazzi. Mamma mia, corri, corri, corri. Mi sa che ce ne sono un bel po', forse da sotto. Mamma mia. Qualcuno mi ha sparato, cioè che era una granata. No, da dietro ragazzi. Vabbè, 17-16, siamo ancora in positivo, eh. Mettiamo di nuovo qui il SATCOM. Vediamo un po' dove sono i nemici. Sulla mappa me li porta. Forse sì, forse no, non lo so. Oh cavolo, il cane. Mamma mia. Attenzione, c'è un nemico qua ragazzi, non si scherza. Lancia la granata, che l'ho lanciata anche male, no. Non credo capiti solo a me con questa cosa di lanciare male le granate. Se anche voi è capitato, e sicuramente vi sarà capitato, fatemelo sapere nei commenti. No, lo stavo per ucciderlo, no, fanculo. Round terminato. Quindi ragazzi, credo la partita si sia conclusa qui. Vediamo l'ultima uccisione, da dietro. Sempre dei vigliacchi, mi raccomando. Vabbè, capita a tutti di sparare un nemico alle spalle qualche volta. Comunque ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale nel caso in cui non siate già iscritti, quindi ragazzi seguitemi anche sui social network, io vi saluto e alla prossima, ciao!